Salve a tutti amici, sono Mattex, bentornati qui sul mio canale. Quest'oggi siamo tornati qui con la carriera. Quest'oggi sono veramente contento di portarvi questo episodio, così riusciamo ad andare avanti con la nostra squadra, col nostro Celta Vigo. Partiamo in quarta andando a simulare la partita contro l'Osasuna. Siamo in casa, quindi non facciamoci intimorire da questa squadra. È quart'ultima o terz'ultima. Quindi dobbiamo cercare di vincere e cercare di portare a casa 3 punti. Attenzione, Pepito Rossi 1-0. Entra anche Budewu. È 2-0. Attenzione, Budewu 2-0. Sta per finire la partita. Dovremmo veramente aver vinto. E infatti è così. Abbiamo vinto 2-0. Molto molto bene. Oh, Naranco contento di aver giocato. Felice anch'io di sentire queste cose. Tanto andiamo a fare gli allenamenti, poi ci vediamo direttamente nella scelta delle maglie, così non sto a farvi vedere tutta la menata della formazione, perché ci metto sempre una vita a farla. Alleniamo anche Bongondà, perché vorrei farlo crescere anche nella resistenza, perché è un po' docile, un po' troppo stanco durante le partite, però cerchiamo di allenarlo un po'. Divisa celeste per noi e nera per loro, cercare di cambiare le cose come l'altra volta, magari riusciamo a non farci portare sfiga come l'ultima volta, abbiamo pareggiato purtroppo. Come vedete l'1-1 totale per adesso. C'è la neve, io odio giocare con la neve, però così ci è capitato, quindi andiamo sicuramente a mettere il pallone arancione classico, sembra tipo quelli che usavano negli anni 50 quando giocavano ancora con i sandali più o meno. Perfetto. Iniziamo questa avventura, dobbiamo riuscire a vincere. Benvenuti al Waldstadion di Mosca, dove si vedono contrapposte Spartak e Celta Vigo. Quest'oggi con i nostri colleghi spagnoli, Manolo Lama e Paco Gonzalez, andremo a vedere la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra appunto la squadra russa e la squadra spagnola. Il Celta Vigo deve per forza vincere, sì, hanno anche il pareggio utile, quello sopra l'1-1, però dobbiamo puntare a vincere sicuramente, perché se ci fermiamo al pareggio rischiamo poi ovviamente di perdere e di uscire dalla Coppa. Coppa su cui punto molto, anche se non abbiamo ancora la squadra molto pronta, però dobbiamo riuscire ad andare avanti, a portare avanti questa squadra in Europa. Ma intanto abbiamo iniziato. Johnny fermato. Attenzione, Vass, tiro fermato. Prova a Bongondà col pallonetto. Fermato dal difensore, niente. Attenzione, Luis. Fernando, riesce a resistere al pressing del Celta, però è fallo. Però dai, non può essere. Attenzione che battono. Niente, battono normale. Qui possono essere pericolosi. C'è anche Promes. Fa la finta. Promes, Sergio, grande parata. Andiamo a spazzare, ancora colpo di testa fuori. Sisto a campo aperto. Prova ad andare, Sisto. Ancora per Vass. Vass cerca di rientrare. Vass chiuso, ma tiene il pallone. Vass, Sisto, parata. Attenzione a lui in mezzo. Attenzione anche a Promes in mezzo. La Celta Vigo riesce a chiudere. Proviamo a spazzare, a ripartire. Niente, finisce il primo tempo. Primo tempo abbastanza chiuso come squadra, non siamo riusciti a fare grandi cose, a parte uno o due tiri. Infatti andiamo a vedere i dati partita, giusto per renderci conto. Ma vedete, due tiri in porta per noi e uno per loro, più possesso parla per loro però. Dobbiamo cercare di ripartire e segnare. Attenzione, Sisto sulla fascia, prova a mettere in mezzo. C'è Rossi, fermato. Attenzione a Cabral che vede Pepito Rossi. Pepito Rossi da solo Pepito Rossi contro il portiere, Pepito Rossi! Pepito Rossi! E andiamo! Conquistiamoci sto sedicesimo di finale, dai! Forza Celta Vigo! 1-0, finalmente il gol del vantaggio! Non arrivava più! Finalmente siamo riusciti a mettere Pepito Rossi anche quest'oggi e siamo riusciti a farlo segnare anche quest'oggi! Fantastico gol dopo un'azione in praticamente contropiede.
ci siamo portati la formazione tutti in attacco, come avete appunto visto adesso che sto muovendo il cosino lì sotto, adesso difesa a oltranza. Ho messo anche il 4-3-3 offensivo giusto per buttarci tutti in avanti. E adesso intanto andiamo a chiudere. Calcio d'angolo per lo Spartak, c'è anche il portiere in mezzo, quindi una ripartenza ci potrebbe far segnare. Diaz spazza, però non c'è nessuno per adesso. Prova Vass a prendere il pallone, niente, il portiere prova ancora a buttarla in avanti. Lo Spartak tutti in the box. Cabral la spazza. Vai Rossi, ancora un'occasione, Pepito Rossi. Pepito Rossi se ne va sulla fascia sinistra. Vai Pepito, chiuso. Però recupera il pallone, Pepito Rossi. E dai però. Vabbè, bene così, vinciamo finalmente anche in Europa League 1-0, stretto stretto. Però riusciamo a portarci a casa la qualificazione per gli ottavi. Speriamo di non beccare una squadra troppo mostruosa. Pallone arancione veramente osceno. Però per adesso teniamo sempre questa, così non schioda. Come vedete, il possesso palla era maggiore per lo Spartak. Però siamo riusciti comunque a fare una buonissima partita, tenendo palla e ripartendo al momento giusto, facendo poi anche gol durante una delle nostre ripartenze. A partita spostata, ovviamente, per l'Europa League. Poi 200.000 di premio. Ma 200.000 non me ne davano neanche quando ero in Serie D inglese che vincevo la partita di Coppa della Regione. Ma vabbè, pazienza. Contro il Bayer Leverkusen. Quindi Bayer Leverkusen lo vedremo nel prossimo episodio. Io farei che simulare la partita contro lo Sporting Gijón e poi far ancora vedere gli highlights di Espanyol e Barcellona. Così da andare sempre più avanti e portare al prossimo episodio solamente le due partite di Europa League più una di campionato, però per non fare di nuovo spezzato andata e ritorno. Tanto vediamo che gli allenamenti vanno e vengono, però non c'è mai un allenamento eccelso per qualcuno. Io direi teniamo ancora la stessa formazione. La classifica è ancora questa, siamo a 8 punti dalla zona europea, cioè Europa League, no, dalla zona Champions League, scusate. Però noi abbiamo una partita in meno, quindi potremmo andare a meno 5. La formazione usiamo la stessa perché così non si stancano gli altri, se no poi abbiamo tutte e due le formazioni stanche e contro l'Espagnolo non riusciamo a giocare. Attenzione, assisto 1-0 subito del Celta Vigo. Poi ha ammonito Gomez, ha ammonito anche Kimmich. Kimmich è veramente fantastico, lo trovo un giocatore splendido. Poi Chop 1-1. Chop è tipo del Cagliari, cioè era del Cagliari, però questo ci viene a segnarci. Attenzione Rossi ancora. Pepito Rossi entra dalla panchina e segna. E finisce con la partita. 2-1. Fantastica prestazione, penso. Comunque abbiamo vinto, ci siamo portati a casa 3 punti. Conferenza stampa la annulliamo per stavolta. Facciamo prima magari quella contro il Barcellona. Allora, la classifica è questa. Come vedete siamo riusciti ad arrivare a meno 5 punti dall'Atletico. Abbiamo più o meno le stesse partite, il Villarreal però 3 partite in meno, quindi un po' rischioso per quello. Allora, l'osservatore di ritorno l'ho mandato, vediamo se. Allora, questo qua è un portiere che abbiamo noi, penso. E poi Mario Ruiz, devi dire di ingaggiarlo subito, perché un COC diciamo che ci serve. Miguel però lo scartiamo perché è veramente osceno. Gli offriamo il contratto, 2 anni, non si può mettere di più, non si può mettere di più. Solo di me. Vabbè. Comunque, futuro componente, Mario Ruiz, secondo me potrà far faville. Poi lo alleneremo anche molto bene. Perfetto. Poi sicuramente, come dicevamo, andremo ad allenarlo. Io faccio la formazione e noi ci vediamo direttamente nella partita. Mi raccomando, forza Celta Vigo. Benvenuti allo stadio classico di Celta Vigo, dove andremo ad affrontare l'Espagnol con questa pioggia incessante, che però speriamo non influenzi le prestazioni dei nostri giocatori. I nostri colleghi spagnoli pronti a commentare assieme a noi. Il Celta Vigo deve vincere anche questa partita per cercare sempre il sogno Champions League. Speriamo di riuscire bene, riuscire a fare punti e a giocare bene. Perché abbiamo giocatori comunque non titolari, tipo anche Enace alla destra, presa dagli svincolati. Quindi, però attenzione a Naranjo.
Prova a mettere in mezzo il fermato. Attenzione alla possibile ripartenza. Iago Aspas. Vede Budebu. Budebu. Budebu il tiro. Parata. Grande parata. E Spagnol che prova a ripartire, ma sta per finire il secondo tempo. Eccoci qua. Finito il primo tempo tra Spagnol e Celta Vigo. 0-0 molto molle. Partita veramente brutta. Non mi è piaciuta per adesso come partita. Sono tre tiri a testa. Noi più in porta, più possesso palla, però non siamo riusciti a fare una partita come sappiamo fare di solito, segnare, vincere e portarci a casa tanti tanti bei gol e belle azioni. Tanti inizia il secondo tempo con Diop, mi prova a lanciare Baptistão, ma si sta veramente molto forte, però attenzione perché l'Espagnol sta facendo girare palla a centrocampo, qui rischiamo di prendere gol. Baptistão prova a inserirsi ma perde palla. Riparte Walter. Walter lancia Budebu. Riesce a tenere palla. Attenzione ancora per Budebu. Budebu davanti alla porta. Budebu la passa. Naranco! Naranco! 1-0 Celta Vigo. E ci portiamo in vantaggio anche in questa partita. 1-0 quasi meritato. Comunque tanto possesso palla per noi. Più tiri in porta. Al primo tiro del secondo tempo ci portiamo avanti, ci portiamo in rete. Rivediamo qui l'invenzione di Budebu che la passa Naranco per il gol. Attenzione ad Alvarez. Alvarez non entra ancora in area di gol, la mette in mezzo, deviata, Baptistão, gol. Gol dell'Espagnola all'82esimo. Andiamo così in parità. Gol veramente molto molto fortunato per loro. Adesso andiamo a vedere perché è stato deviato. Guardate qua, deviazione e poi palla in rete di Baptistão. L'Espagnol prova a ripartire. Lopez sulla fascia sinistra. Cerca di tenere il pallone per far perdere tempo. E ci riesce. Finisce 1-1 tra Celta Vigo ed Espagnol. Pareggio che non ci voleva per la nostra corsa alla Champions. Purtroppo queste qua sono le statistiche. Hanno fatto più possesso palla loro alla fine. Abbiamo tirato nettamente di più noi. Ma purtroppo deviazione sfortunata ci ha fatto pareggiare, cioè meglio ha fatto pareggiare loro. Budebu, uomo partita, anche giusto, ha fatto l'assist, Naranco il gol. Adesso noi ci vediamo poi direttamente nella partita con il Barcellona. Mi raccomando, forza Celta Vigo e speriamo di riuscire a fare almeno un punto. Benvenuti a El Libertador di Barcellona, noto anche come Camp Nou. Barcellona e Celta Vigo quest'oggi si affrontano, Barcellona primo, abbastanza distaccato dalla seconda. Celta Vigo invece ancora sesta, che punta alla posizione dell'Atletico Madrid, dove ovviamente c'è la Champions League, o almeno i preliminari per la Champions League. Suarez è il secondo miglior marcatore della Liga, quindi occhio, occhio ragazzi, dobbiamo riuscire almeno a cavare un punto. Lo mettiamo contropiede, stiamo attenti perché il Barcellona è molto molto pericoloso e forte, ma questo credo che lo sappiate. Attenzione, Rafinha, ancora per Suarez, grande parata. Attenzione, ci proponiamo noi con Vas, Pepito Rossi, ancora lui, decisivo contro lo Spartak e per adesso decisivo contro il Barcellona. Ter Stegen non ne può nulla su questo gol, o meglio, poteva qualcosa, ma non è riuscito a fare niente. Grande Pepito. Sisto prova a lanciare Vas. Vas esce Cilicen. Quindi il portiere è Cilicen, pardon. Non me ne ero accorto, ero convintissimo che fosse Ter Stegen. Mi scuso. Però finisce 1-0 primo tempo, grandissimo primo tempo da parte del Celta Vigo. Il Barcellona ha provato ad attaccare, possesso palla enorme del Barça. Ma il Celta tiene, deve tenere e vincere. Attenzione a Barcellona con Suarez. Gomez, fallo. No, qua è calcio di rigore. Non ci. No, non è fallo. Cioè, è fallo, ma non da calcio di rigore. L'arbitro pensa che sia venuto fuori area, secondo me no. Ma mette in mezzo. Sergio esce. Proviamo a cercare di partire, niente. Roberto. Prova con la Jordi Alba. Sergio Roberto, metti in mezzo Suarez, parata. Attenzione, poi cosa non è successo? Andiamo solo via, Sergio, spazza. Spazza solo, proviamo a ripartire con Bongonda. Bongonda, sulla fascia sinistra.
siamo ancora noi. Sisto veramente alle mezzo. Rossi fuori di niente. Andiamo a rivederlo, ma è uscito veramente di niente. Grande colpo di testa di Pietro Rossi. Grande partita la sua. Rivediamo qua. Palla fuori. C'è chiaramente nel pallone Sisto. Sisto riesce ad andare sulla fascia destra a tenere palla. Teniamo palla. Proviamo a entrare in area di rigore. Viene fermato Jordi Alba. Prende palla Sisto. Che giocata di Sisto. Che giocatore Sisto. Prova a mettere ancora in mezzo Hugo Mayo. Cilicen la para. Forse ripartenza del Barcellona ancora un'occasione. No. Finisce qua la partita, signori. Finisce qua 1-0 per il Celta Vigo, che vince a casa del Barcellona. Vittoria sorprendente, partita eccelsa quella di Pepito Rossi, che va ancora in gol. Tra l'altro dobbiamo andare a vedere quanti gol ha fatto questa stagione. Come vedete, possesso palla netto del Barcellona, però noi siamo riusciti a tenere anche il risultato e a portarci a casa questa vittoria. Tre punti fondamentali in questa ultima partita di questo episodio. Adesso andiamo per vedere le partite che faremo nella prossima puntata, dove avremo sicuramente l'Europa League. Tanto abbiamo anche gli allenamenti da fare, conferenza stampa. Questa volta la facciamo e andiamo a motivare il Celta Vigo per la nostra partita di Europa League. Andiamo anche a vedere i giocatori del vivaio. Vi faccio vedere questo qui, Yiğit Turco, che però non so quanto riesca a fare. Andiamo a fare gli allenamenti. Perfetto così. Perfetto. Perfetto più o meno, ma anche Ruiz proviamo a farlo allenare, però non so. Intanto inizio a ringraziarvi per aver visto questo episodio, vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a mettere la campanellina per rimanere sempre aggiornati col canale, così vi arriva la notifica quando registro un nuovo video. Mi raccomando, passate da tutti i link in descrizione. Prossimo episodio vedremo i due scontri contro il Bayer Leverkusen e la partita con il Deportivo. Poi ci manca ancora qualche campionato, ma siamo quasi a fine stagione, quasi quasi. Mi raccomando, forza Celta Vigo, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo episodio e cosa vorreste vedere in questa squadra. Mi raccomando, noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi!